Parlando dell'Ilva, un'azienda che oggi non esiste più e che ha avuto naturalmente un passato anche glorioso ed importante, io credo che la prima considerazione che bisogna fare è relativa al rapporto tra questa azienda con la città. Tanto che io credo che ci possa essere almeno per alcune fasi quasi un'identificazione, nel senso che Savona era l'Ilva e l'Ilva era Savona, e questo anche nei riflessi esterni, diciamo così. Bisogna dire che questo rapporto è un rapporto anche complesso, nel senso che ha riguardato certamente prima di tutto gli aspetti economici. L'Ilva è stata un'azienda che ha dato lavoro a migliaia di operai e quindi ha messo in movimento dei capitali enormi in termini di retribuzione, ha dato anche lavoro a decine di aziendine, officine per la manutenzione, per nuove attrezzature, eccetera. E questo per la città è stato per molti anni un elemento economico di grandissima importanza. In termini più generali, diciamo, l'Ilva ha avuto un'influenza notevole sulla città, in termini politici, perché questa grande massa operaia aveva orientamenti politici ben precisi verso la sinistra e in buona misura, e qui andiamo anche oltre il dopoguerra, andiamo anche prima. È l'Ilva che indirizza, diciamo così, i caratteri anche, e i risultati elettorali nella città di Savona. Savona è stata il primo comune comunista in Italia, tra i primissimi, Savona, Trieste e qualche altro di minore importanza. E allora, tra l'altro, il Consiglio Comunale per la parte comunista socialista era formata unicamente di operai e una buona parte erano operai dell'Ilva. L'Ilva non solo era una grande azienda che dava lavoro, ma era anche e che orientava politicamente molto la città, ma anche sul terreno sociale. Io ricordo qui la società di mutuo soccorso, il CRAL, ricordo per esempio, cosa che ormai si è dimenticata, che l'Ilva aveva il CRAL dell'Ilva, oltre ad avere il cinema, il ballo, eccetera, aveva una biblioteca frequentatissima. L'Ilva è stata un'azienda in cui una presenza antifascista di mobilitazione, di opposizione, eccetera, è sempre stata presente. E credo che questo carattere l'Ilva se la sia conquistata, diciamo, e non solo, ripeto, per il peso economico, ma anche per la sua storia, particolarmente nel periodo del ventennio fascista e poi dell'antifascismo e poi della Resistenza. Una fabbrica nella quale c'è sempre stata un'organizzazione antifascista. Operai come Gimbe Vilacqua, per esempio, vengono di lì, sono stati tra i primi organizzatori delle formazioni partigiane, ma erano già stati antifascisti condannati dal Tribunale Speciale e avevano già organizzato proteste, diffusione di volantini, scritte, eccetera, anche prima, diciamo, che si scendesse alla resistenza armata. Dall'Ilva sicuramente sono usciti anche i primi nuclei che in città hanno operato contro l'occupazione nazista, contro la Repubblica Sociale, eccetera. Sicuramente nei gruppi, nelle SAP, nelle squadre di azione patriottica o partigiana, come allora si chiamavano, c'erano operai dell'Ilva che poi andranno
come c'erano portuali, eccetera, che poi andranno in montagna anche. E a loro si deve le prime azioni come quella che portò poi alla rappresaglia del Natale del 43, in cui furono fucilati sette patrioti, tra cui Cristoforo Astengo, Willermin, Giacosa, Rebagliati. E la rappresaglia venne a seguito di questo attentato che vi fu in una trattoria di via 20 Settembre, pochi giorni prima, in cui fu ferito diretta contro questo squadrista Bonetto, che era un pezzo grosso della ricostituito Partito Repubblicano Fascista. E poi c'è stato lo sciopero del 1º marzo del 44, in cui i deportati, insomma, dell'Ilva sono i più numerosi sicuramente. C'era già stato degli episodi precedenti nel dicembre del 43, scioperi, in parte mascherati con obiettivi economici, ma che già avevano un contenuto politico alto. Dopo questi scioperi, operai che si erano distinti nell'organizzazione, che erano indicati come capi dell'organizzazione, dello sciopero, che avevano rapporti con la resistenza, furono costretti a andare in montagna, andare nelle formazioni di montagna, perché naturalmente in fabbrica li avrebbero presi subito, erano a pericolo di arresto, di vita, eccetera, e portarono in montagna, tra l'altro, tutto lo spirito e la capacità organizzativa degli operai e degli operai di quella fabbrica, che era una fabbrica che esigeva un lavoro a squadre, un lavoro molto disciplinato, eccetera. E fu importante questo perché poi, alcuni mesi dopo, quando avvennero i grandi rastrellamenti, in cui tra l'altro l'operaio Gin Bevilacqua cadde, questa capacità di organizzazione, questo spirito operaio di classe ebbe un grande importanza per mantenere le formazioni partigiane che rischiavano di sfaldarsi. Una delle manifestazioni più, diciamo, clamorose da un lato, perché naturalmente non è che poi i fascisti non se ne accorgessero, e anzi, questo fu uno degli argomenti per cui diversi operai, anche dell'Ilva, Gin Bevilacqua, di cui abbiamo parlato, fu processato dal Tribunale Speciale, è che all'Ilva, come in altre fabbriche del resto, ma all'Ilva in modo più massiccio e in modo continuativo, ci fu questa iniziativa del cosiddetto soccorso rosso, che era la raccolta, che era una colletta che facevano gli operai per sostenere le famiglie degli operai condannati, mandati al confine, eccetera, che non potevano lavorare e che quindi erano in condizioni bisognose. Non ci furono solo le grandi lotte a difesa del lavoro, eccetera, ma ci furono grandi scioperi anche di carattere politico, apertamente politico. All'Ilva era presente il Partito Comunista, ogni reparto c'era la cellula. Io ricordo che l'amministratore della Federazione del PCI, che era Leonardo Bruzzone, che non era operaio dell'Ilva, che era un operaio della Pizzorno, mi raccontava che in quegli anni, subito dopo la liberazione, quando pagavano la quindicina, mettevano vicino a dove ritiravano i soldi un elmetto tedesco e tutti gli operai che prendevano la quindicina lasciavano in questo elmetto gli spiccioli, diciamo, i centesimi, eccetera.
E presto questo elmetto si riempiva fino a mettere assieme qualche migliaia di lire, che per allora erano soldi consistenti, soprattutto poi per un partito povero, quale allora era. E questo poi si manifestò in tante altre cose. Per esempio, operai dell'Ilva furono assessori in comune, sia Albisetti che Amerio. E l'Ilva mandò un senatore, Vincenzo Zucca, al Senato della Repubblica. Un uomo di grandissimo rilievo, un uomo di grandissimo rigore morale. Nel 58 non fu più rieletto per un incidente elettorale, non fu più rieletto e lui il giorno dopo ritornò in fabbrica a lavorare, come tutti gli altri operai. Quando venne fuori questo ridimensionamento, ci fu una reazione nella fabbrica che fu occupata, gli operai continuarono la produzione, una parte dei tecnici aiutarono questo per dimostrare naturalmente come simbolicamente, più che in termini reali, che la fabbrica aveva ancora, diciamo, una sua funzione, un suo peso, ma anche per la mobilitazione straordinaria che ci fu in città e che coinvolse tutti, manifestazioni quotidiane, le donne. Ci fu una raccolta di rottami di ferro per alimentare i forni, cioè ci fu un Natale in fabbrica a cui partecipò il vescovo Parodi. Questo legame, questo rapporto così forte, eccetera, che si è andato un po' diluendo, ebbe però un momento di nuovo di ripresa al momento delle bombe. Non dimentichiamo che il primo della sequenza avvenne in concomitanza con una grande manifestazione che facemmo all'Italsider. Questa cosa delle bombe di Savona, che è stata un momento veramente eccezionale, diciamo, tanto che questo episodio del periodo, diciamo, del terrorismo, della destabilizzazione democratica, eccetera, questo periodo viene indicata quella di Savona come una mobilitazione esemplare. Berlinguer al congresso del PCI nel 75, nella relazione, cita Savona come un esempio, ma non era ripetibile, diciamo, perché le condizioni di Savona erano del tutto particolari. Mettere su in pochi giorni un'azione di vigilanza, trasferire un'iniziativa spontanea che c'è, perché anche lì si è discusso, è spontaneo, organizzato, eccetera. No, la cosa è partita come un fatto spontaneo dei genitori della scuola Guido Bono, però questa cosa è stata poi invece trasferita a tutta la città, alle fabbriche, agli uffici, alle case addirittura, ai quartieri, eccetera. Questo esigeva un'organizzazione. La città era fortemente organizzata. Le sezioni dei partiti, io parlo del PCI che conosco naturalmente, il PCI aveva a Savona 15 sezioni e 7.000 iscritti. C'erano le parrocchie, c'erano le società di mutuo soccorso, c'erano i sindacati, insomma, era una città in cui, mi ricordo, allora avevamo calcolato, c'era un'organizzazione ogni poco più di 1.000 abitanti, insomma. Ecco. E quindi questo è quello che ha consentito di non solo la tradizionale mobilitazione, nel senso le manifestazioni, i comizi, queste cose, ma anche l'organizzazione capillare di questa vigilanza. Se, come si diceva, Savona è stata presa come un laboratorio, diciamo così,
cioè una città che proprio perché aveva quelle caratteristiche bisognava vedere come avrebbe reagito, bisogna dire che la risposta è stata altamente positiva, voglio dire, perché sulla paura è prevalsa la mobilitazione, è prevalsa la risposta. La gente non si è chiusa in casa, la gente è uscita fuori, le ronde.